Vado. La cultura del welfare aziendale è assolutamente un elemento in evoluzione, un elemento che richiede soprattutto una fase di conoscenza, di informazione e di diffusione di questa informazione all'interno del panorama aziendale italiano, fatto soprattutto da piccole e medie imprese, dove se non è in primis l'imprenditore ad avere questo tipo di know-how, si richiede un grande investimento e un grande sforzo informativo per poterlo diffondere. Un elemento che può aiutare è il coinvolgimento diretto dei beneficiari, dei dipendenti, perché ad oggi sono l'attore principale, diventano anche un elemento decisionale all'interno dell'azienda, sono un forte elemento di influenzamento delle politiche di welfare in azienda e possono contribuire a creare questo tipo di cultura. Come protagonisti sono anche quelli più consapevoli di quali tipologie di servizi necessitano. E in questo senso c'è la necessità di ascoltarli per arrivare ad una customizzazione del servizio su misura per il singolo dipendente, in modo tale da aderire realmente ai suoi bisogni e far percepire il piano di welfare con un valore reale. In questo senso il concetto di welfare 3.0 aiuta, perché è un welfare che pensa ad una fase di progettazione reale del servizio, ad un coinvolgimento diretto dell'utilizzatore come decision maker di questo programma e alla valorizzazione di strumenti interattivi che semplificano e velocizzano l'accesso all'informazione, dove la tecnologia svolge un ruolo chiave e è in grado di contribuire ad ottimizzare il servizio a tutti i livelli, sia rispetto ad un efficientamento per le piccole e medie imprese che per una soddisfazione finale del beneficiario.